Siete pronti a commentare insieme a noi questi ultimi sviluppi? Roba da perdere la testa, ragazzi. Niente è come One Piece. Niente! Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video dedicato a One Piece. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. E grazie mille ragazzi per tutte le iscrizioni degli ultimi giorni. Benvenuti a tutti quelli nuovi e se non siete ancora iscritti fatelo ragazzi, aiutateci a raggiungere i 64.000. Grazie ragazzi e benvenuti. Ruffy cappello di paglia è un imperatore. Ruffy cappello di paglia, sì ragazzi, è un imperatore ufficiale. One Piece è cambiato, non è più lo stesso manga di prima. Questo è un cambiamento davvero enorme. Il protagonista è maturato un sacco. Oda si ferma per ben 4 settimane per organizzare il lavoro. Sta per cominciare la saga finale e tutto attorno si fa sempre più gigante. Il contesto cambia. Non leggiamo più la storia di 5 ragazzini con l'obiettivo di realizzare i propri sogni. Adesso è diventata la storia di un grande pirata. La storia di un imperatore che insieme alla sua ciurma e alla sua grande flotta dovrà mettere le mani sul tesoro One Piece. Un tesoro misterioso che solo una ciurma nella storia ha trovato. Un tesoro che metterà il mondo sotto sopra. La missione dell'imperatore Ruffy cambierà il mondo. Il governo mondiale verrà affrontato. La storia mondiale segreta dei 100 anni di buio irromperà come un fulmine al ciel sereno e cambierà tutte le carte in tavola. One Piece in 25 anni di storia è cresciuto insieme a noi e oggi siamo qui tutti emozionati ad attendere questa immensa saga finale che aspettiamo da tempo. Nel frattempo però Oda si prende una lunga pausa e ci lascia con un annuncio che fa urlare tutti noi. Ruffy, imperatore. Questo è il To Be Continued di tutti i To Be Continued. Ma del resto non potevamo aspettarci nulla di meno. Fino ad oggi abbiamo avuto una prima parte di One Piece che coincide con l'avventura nella prima parte della Rotta Maggiore. Una seconda parte che vede Ruffy e la ciurma intraprendere il viaggio nel nuovo mondo. La seconda parte della Rotta Maggiore affrontare gli imperatori. E ora abbiamo la terza parte. Tra un mese comincerà la terza parte, che è anche la parte finale. Ovvero Ruffy diventa egli stesso un imperatore e va finalmente a prendersi quel tesoro che da tanto tempo aspettiamo. Il capitano dal cappello di paglia si è evoluto. Pre-time skip era con la maglietta rossa abbottonata. Dopo lo abbiamo visto con la maglia sbottonata, la cintura e il petto con la cicatrice. Un ricordo degli eventi di Marineford. E ora abbiamo un'altra visione di Ruffy. Il risveglio del frutto Ito Ito no Mi, modello Nika. Un cambiamento abissale. Questa nuova forma di Ruffy diventa già un simbolo. E Joy Boy, il popolo di Wano sa che Kaido è stato sconfitto da questo personaggio, ma non è stato detto loro che Joy Boy e Ruffy sono la stessa persona. La foto di Ruffy in modalità risveglio è stata messa sull'avviso d'Italia. È la prima volta nella storia che nella foto dell'avviso d'Italia non appare il cappello di paglia di Ruffy. Oda dona al capitano di Mugiwara un nuovo elemento riconoscitivo, una nuova caratteristica su cui fare leva, ovvero quei poteri di Nika. Sia i poteri di quello che ormai comunemente chiamiamo frutto Gom Gom che il cappello di paglia sono arrivati a Ruffy per via di Shanks. In un certo senso è stato proprio questo personaggio a dare vita a Ruffy così come lo conosciamo. L'autore quindi non mette il cappello di paglia sul nuovo avviso d'Italia. Come mai? Solo per far imbestialire gli astri di saggezza diffondendo in tutto il mondo l'immagine del risveglio del frutto del diavolo che tanto volevano nascondere? Può darsi. Del resto qui c'è un pezzo di storia mantenuta segreta che ora sta facendo il giro del mondo grazie ai giornali di Morgans. Un altro motivo però potrebbe essere quello di slegare un po' la figura di Ruffy da quella del cappello di paglia. Questo perché il momento di incontrare Shanks potrebbe essere ormai vicino. La promessa è quella di restituire il cappello a Shanks una volta divenuto un grande pirata. E ora che Ruffy e Shanks sono entrambi imperatori, il momento è giunto. Il manga entra nella sua fase finale non solo perché è arrivato il momento di raggiungere Rough Tail, ma anche perché è arrivato il momento della promessa. Ruffy deve incontrare Shanks. Il rosso lo aveva detto prima di Wano, il momento del loro incontro è ormai vicino. E ora dopo Wano il momento è arrivato. Gli restituirà il cappello? Può darsi. Ma Shanks potrebbe restituirglielo. Ruffy sicuramente manterrà la parola data. Ma il cappello ormai appartiene a Ruffy. È lui l'uomo che Roger stava aspettando. È lui Joy Boy.
il cappello potrebbe appartenere a Rufy. E Shanks probabilmente è quello che in realtà si rivelerà averlo avuto in prestito da Roger. Il re dei pirati potrebbe averglielo affidato per darle che avrebbe incarnato il guerriero della liberazione. Per cui probabilmente Rufy continuerà ad avere il cappello di paglia fino alla fine della storia e quindi anche dopo l'incontro con Shanks. Ciò però non toglie che avremo questo emozionante momento in cui Rufy restituirà il cappello. E ciò non toglie nemmeno il fatto che Oda ci ha presentato questo avviso d'Italia con Rufy senza cappello. E quindi tutto questo anche per farci venire in mente queste idee. Vediamo un po' come si svilupperà la storia. Come dicevamo nel video dedicato agli spoiler, Oda è come se ci avesse presentato con i quattro imperatori i finalisti di questo grande torneo, i personaggi finali di questa grande storia. Kid e Law hanno avuto il loro momento di splendere a Wano, li continueremo sicuramente a vedere, ma ora l'attenzione si sposta principalmente sui quattro imperatori che sono stati presentati. Non sappiamo ancora cosa abbia fatto Buggy per meritarsi questo titolo, ma come abbiamo visto, agli occhi del mondo possiede tutti i requisiti. Si tratta di un manga sui pirati, ricordiamolo, e ci sta quindi la presenza di un personaggio che sia riuscito ad arrivare in alto semplicemente riuscendo ad ingannare tutti e facendo leva sugli eventi fortunati. Adesso abbiamo due pirati di Roger come imperatori e due membri della generazione peggiore. Sono interessanti le parole di Kid. Quando mostra il giornale a Rufy dice che non sa cosa stia succedendo fuori dal paese di Wano, perché appunto si stupisce per l'annuncio dei quattro imperatori. Per cui se Rufy e Buggy sono diventati imperatori, il motivo potrebbe anche essere per qualcos'altro che ancora non conosciamo. Rufy era già stato scelto come presunto quinto imperatore ancora prima degli eventi di Wano. Il suo essere diventato imperatore dopo la sconfitta di Kaido e Big Mom non tanto ci sconvolge anche per questo motivo. Per quanto riguarda Buggy invece siamo all'oscuro. Ma siamo sicuri che sia riuscito a trovare qualcosa per cavarsela contro i Marine che erano andati ad attaccarlo quando ha perso il titolo di Flottaro. Probabilmente è riuscito a impressionare qualcuno in modo così profondo in modo da diventare addirittura imperatore. La scelta dei quattro imperatori ci sta, sono quattro personaggi che ci portiamo dietro dall'inizio della storia, ognuno di loro importante per determinati episodi, per cui come imperatori della saga finale li accettiamo, ci piacciono. Sia il capitolo 1052 che il 1053 ci mostrano numerose scene in cui vediamo i Mugiwara, scene divertenti che ci stanno molto alla fine della saga. Dopo tutti i problemi è giusto allentare la tensione. Abbiamo visto Jinbe cenare da solo mentre tutti sono a fare festa, Zoro litigare con Sanji perché si ricorda la promessa che gli ha fatto, Rufy e Zoro non riconoscere Momonosuke perché è diventato adulto, Sanji e Brook ridere di Momonosuke perché essendo cresciuto non può più lanciarsi addosso alle ragazze, e Yamato integrarsi con la ciurma. Integrarsi ci sta alla perfezione, ragazzi. Fa parte della ciurma in pratica già. Non se ne parla più. Non si parla più del suo inserimento nella ciurma, ma non abbiamo dubbi sul fatto che sarà così. Nico Robin incontra Sukiyaki. Scopriamo che Plutone si trova a Wano. Questa informazione era contenuta nel Poigni Griff di Alabasta. E Sukiyaki a Wano rappresenta l'anziano che rivela i segreti del paese. C'è sempre questa figura in ogni saga. E Oda questa volta se l'è giocata con la sopravvivenza del papà di Oden. Un indizio su questo ritorno erano proprio le bambole Kokeshi che si trovavano in una stanza del castello. E finalmente, dopo tanto tempo, anche questo mistero ci viene rivelato e riguardava appunto la sopravvivenza di Sukiyaki. Il problema più grande ora è l'arrivo di Toro Verde. Questo personaggio incute paura, ha un potere piuttosto pericoloso. Nonostante questo non può essere una minaccia da solo. Può essere un pericolo solo se becca qualche personaggio da solo e di sorpresa. Al momento la più in pericolo, visto che è da sola, è proprio Robin. Toro Verde punta a Rufy, ma è difficile credere che riuscirà a beccarlo da solo. Piuttosto Robin è un obiettivo del governo mondiale, quindi la minaccia più grande potrebbe essere rappresentata contro questo personaggio. Rufy, Law e Kid hanno le stesse taglie, tutte sommate fanno 9 miliardi, un po' si avvicinano al totale delle taglie di Kaido e Big Mom, quelle arrivavano a 8 miliardi e 900 milioni. Oda sceglie quindi di dare la stessa taglia a tutti e tre, 3 miliardi ciascuno. Del resto tutti e tre sono riusciti a rovesciare gli imperatori. È giusto che per il governo mondiale rappresentino tutti e tre lo stesso pericolo. Certo, Rufy forse meritava qualcosa di più rispetto agli altri due, ma a renderlo più particolare
c'è proprio quel titolo da imperatore di cui parlavamo proprio all'inizio del video, per cui alla fine di tutto Rufy ne esce come un pirata più grande, come un imperatore con una taglia da 3 miliardi e con il potere risvegliato di Joy Boy, che è un potere che è stato tenuto nascosto per anni dal governo mondiale. Quanti di voi che stanno guardando questo video sono d'accordo con questi 3 miliardi ciascuno? Scrivetelo attraverso i commenti. E con questo è tutto. Se questo video ti è piaciuto, metti un bel like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima! Alla prossima, ragazzi!